A proposito di offerte che il territorio rivolge ai propri cittadini, in questo caso parliamo dei più piccoli, con l'azienda Consortile Agro Solidale. Sono attivi, sono operativi a San Valentino Torio anche i campi estivi, Sì. ma ci si concentra anche rispetto agli anziani, quindi un'estate in cui queste fasce, diciamo, più delicate, quindi quelle dei bambini e quelle degli anziani, non vengono trascurate. Sì, questo è un momento particolare, l'estate è una bella stagione, però per tanti punti di vista, gioco forza, possono verificarsi dei fenomeni di marginalità, di esclusione, però noi ci teniamo tanto a continuare le attività, sociali. Per questo voglio ringraziare in particolare, la consigliera delegata alle politiche sociali, Maddalena Celentano, che è anche la presidente del Consiglio Comunale, perché non tralasciamo nulla. E allora il centro polifunzionale per i minori, che teniamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tutto il periodo scolastico, a giugno, a fine giugno, inizio luglio, si trasforma in campo estivo. Quindi la mattina ci sono circa 50 ragazzi, destinato a bambini che hanno età di almeno 6 anni fino a 14 anni. Quindi abbiamo ragazzi e bambini Sì. che insieme frequentano il campo estivo, che è davvero un'esperienza straordinaria. Ringraziamo l'Agro Solidale, l'azienda Agro Solidale, ma anche il comune perché riesce ad ottenere dei fondi, no? Ci sono dei finanziamenti sui campi estivi e quindi questa sinergia tra comune, azienda di servizi sociali, Agro Solidale, è fondamentale per erogare servizi sempre più efficienti e più prossimi alla cittadinanza. Quindi un campo estivo che durerà fino al 2 agosto, iniziato l'8 agosto, l'8 luglio, lunedì 8 luglio, che finirà il 2 agosto. Poi ovviamente è chiaro che a settembre riprendemo di nuovo l'attività del centro polifunzionale per minori, però questi ragazzi si divertono, fanno attività formative, attività sociali, aggregative, formazione. 2 giorni vanno in piscina, questa è una cosa che facciamo già da alcuni anni, e 3 giorni rimangono lì al campo sportivo A fare dove varie appunto hanno attività. delle attrezzature all'aperto, hanno degli spazi adeguati, sicuri per praticare questa attività. Nei prossimi giorni inizieremo anche un servizio sperimentale per persone con abilità diverse, sempre con la consigliera Celentano, con Agro Solidale. Partiamo per un progetto sperimentale di 2 mesi diretto a famiglie e a persone, ragazzi che hanno abilità diverse ma che hanno anche problemi di autismo. E quindi sarà insieme alla cooperativa sociale Innovamento, faremo questo servizio dove per 2 o 3 giorni a settimana si ritroveranno questi ragazzi che faranno attività sociali, attività aggregative un paio di volte a settimana e quindi proviamo a fare anche questo servizio per ragazzi con abilità diverse e ripeto, all'inizio partirà per 2 mesi e per un paio di giorni settimanali, però sono momenti di aggregazione Certo. per farli stare insieme, anche le famiglie, e quindi partiamo in questi giorni con questa iniziativa. Però abbiamo fatto tante belle cose per gli anziani, a partire dai soggiorni termali, soggiorni balneari, abbiamo fatto tantissime iniziative, siamo stati con loro a cena presso i lidi dove abbiamo portati al mare per 2 settimane, abbiamo fatto soggiorno termale per 4 settimane, abbiamo coinvolto davvero tanto gli Gli anziani anziani. in tante iniziative che sono, diciamo, sono terminate qualche giorno fa. È chiaro che facciamo l'assistenza specialistica nelle scuole, facciamo l'assistenza domiciliare ad alcuni anziani che hanno difficoltà di deambulazione, di spostamento, di movimento, quindi non trascuriamo, diciamo, niente. In estate è bello che si facciano degli eventi, delle iniziative di coinvolgimento, stare insieme la sera con cabaret, musica e spettacolo, però è un momento nel quale non dobbiamo farci sfuggire di mano, la nostra, come dire, sensibilità e quindi
dare attenzione a chi magari rimane più isolato, rimane da solo, e spesso sono gli anziani che in questo periodo sono spesso vittime di raggiri, di truffe, perché è un periodo nel quale rimangono maggiormente soli. E abbiamo anche con il comando provinciale dei carabinieri fatto un'iniziativa rivolta proprio agli anziani, con il colonnello Albanese, con i carabinieri della stazione di San Valentino. Abbiamo fatto un'iniziativa per istruire un po' gli anziani nei confronti di questa possibilità di truffa che viene fatta nei loro confronti, truffe telefoniche, vanno persone a casa. Un'iniziativa che il comando, il reparto territoriale di Nocera col colonnello Albanese stanno facendo un po' in tutti i comuni della zona per informare, però è un segnale di attenzione dell'arma dei carabinieri, che ringrazio di cuore, ma anche dell'amministrazione comunale nei confronti appunto di una fascia definita debole, che appunto diventa tra virgolette un po' più debole in questi periodi estivi, dove si sentono meno protetti e un po' più soli.